Abbiamo visto quindi alcuni presupposti per capire il naturalismo, adesso arriviamo a vedere questo importante movimento culturale. Dobbiamo ancora citare un autore, un pensatore, si chiama Hippolyte Taine, lo trovate sul vostro libro, Hippolyte Taine, che è uno studioso che applica un rigoroso determinismo materialistico allo studio della storia, un po' come faceva Marx, solo che in questo caso utilizza la teoria del darwinismo sociale per studiare la società in cui l'uomo vive. Quindi dice che l'uomo vive in una realtà che è profondamente dominata dall'ambiente fisico. E quindi il compito della letteratura deve essere scientifico, deve essere quello di scandagliare questa realtà, comprenderla, per capire quali sono i meccanismi che la regolano. L'influenza della razza, dell'ambiente, del momento storico sulla realtà determina i comportamenti degli uomini. La letteratura deve descrivere la realtà in tutte le sue sfaccettature per comprendere i meccanismi che la regolano. Vedremo che questa premessa di Taine porta allo svilupparsi di una vera e propria letteratura naturalista. E soprattutto dobbiamo citare tre autori. I due fratelli Edmond e Jules de Goncourt e Émile Zola. Li avete tutti a pagina 61 del mio libro, non so sul vostro. Il caposcuola del naturalismo è Émile Zola, grande autore, che decide di applicare il metodo sperimentale della scienza alla letteratura. Il romanzo in cui viene fuori questa idea, prima di tutti, è appunto il romanzo sperimentale. La letteratura deve descrivere minuziosamente la realtà e i meccanismi che la regolano, perché attraverso questa descrizione razionalistica si creerà una comprensione dei meccanismi psicologici che muovono la società e quindi descriverli e comprenderli permetterà di indirizzarli verso una società migliore. Qual è secondo voi l'ideologia che sta dietro questo pensiero? Siamo alla fine dell'Ottocento in Francia, ricordatevi un po' quello che abbiamo fatto in storia. Bravissima Costanza, il positivismo. La scienza, la fiducia nella scienza, anche la letteratura come scienza. Quindi una letteratura scientifica, una letteratura sperimentale. Quindi applicare la dimensione spirituale della letteratura, la descrizione scientifica della realtà, quindi un metodo che permetta di intervenire su quella realtà e quindi migliorarla. Si parla quindi di una letteratura impegnata, cioè chi fa letteratura sperimentale, chi fa letteratura naturalista, vuole impegnarsi nella società. Con un termine francese si dice che Zola è un autore engagé, cioè chi si impegna nella società. In italiano potremmo dire un autore progressista, cioè che vuole portare al progresso della società. Come anche Manzoni, però in maniera diversa da Manzoni, perché Manzoni dà dei consigli dall'alto. Invece Zola applica un metodo scientifico che reputa corretto. Progressismo di Zola. D'altronde, se voi pensate a questo personaggio, già l'abbiamo incontrato in storia, no? Ho chiesto ieri a Greta nell'interrogazione. Cosa fa Zola? Difende Dreyfus, no? Scrive Jacques. Quindi è impegnato nella società. È un giornalista anche, è un pubblicista. Si occupa di politica attivamente. Quindi lui vuole portare al progresso della società attraverso la letteratura. E come vuole farlo? Descrivendo tutti gli aspetti della realtà e quindi permettendo una maggiore comprensione dei meccanismi che regolano la società stessa.
Siamo? I fratelli dei Goncourt sono invece due, appunto, fratelli, romanzieri, che collaborano spesso, uno dei due muore presto, l'altro vive un po' più lungo, scrivono una serie di romanzi, appunto, secondo questo metodo del romanzo sperimentale. Si crea un vero e proprio circolo di amici, con Zola e con altri autori. Il più famoso dei loro romanzi si chiama Germinie la Sarthe, l'avevo già citato. È un romanzo che racconta la vicenda di una serva isterica. È importante soprattutto la prefazione di questo Germinie la Sarthe, che precorre il naturalismo e spiega come, attraverso la descrizione della degradazione isterica di questa serva, i due fratelli vogliono descrivere i meccanismi del degrado nella società parigina della Francia della seconda metà dell'Ottocento. Sono andato troppo forte o ci siete? Allora, Germinie Lacerteux, Germinie Lacerteux è il nome di questa serva isterica. Attraverso la descrizione della sua degradazione fisica e morale, si arriva a una descrizione della degradazione nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento, nella Francia della seconda metà dell'Ottocento, e attraverso la descrizione di questi meccanismi sociali si riesce a cogliere quelli che sono i meccanismi, quindi poi implicitamente a migliorarli. Vedremo che anche il verismo italiano, per intenderci Verga, che penso abbiate già sentito nominare, vorrà descrivere e scandagliare la realtà in tutti i suoi aspetti, ma ci sarà una profondissima differenza, ve lo anticipo. Se per Zola e i naturalisti si può e si deve intervenire per migliorare la società, cioè implicitamente la descrizione dei meccanismi sbagliati porterà a un miglioramento perché si capisce la realtà, Verga sarà molto più pessimista e dice non si può fare niente, è solo una condanna, è solo una denuncia. Io mi sento in dovere di denunciare, però non posso migliorare. Invece qua abbiamo una fiducia cieca nella letteratura come nella scienza, perché appunto il clima è quello del positivismo. Cioè descrivo, capisco i meccanismi, quindi attraverso i meccanismi capisco la realtà e posso migliorarla. Dovreste avere una bella mappa concettuale da qualche parte dove vi fa vedere le influenze del positivismo e del realismo sul naturalismo francese. Si chiama I fondamenti ideologici letterari del naturalismo francese. Grazie Martina. Allora vedete che i due presupposti sono il romanzo realista che abbiamo visto l'ora scorsa e il positivismo che avevamo visto già in storia. Il positivismo, vi ricordate, la realtà è regolata da ferre e leggi meccaniche che sono spiegabili razionalmente e conoscibili grazie alle scienze. Le scienze possono garantire il progresso sociale dell'umanità. Ok, questo è quello che dice il positivismo. In più abbiamo aggiunto un pezzettino, il Polit Ten diceva che la letteratura deve studiare con metodo scientifico i fenomeni spirituali determinati dai fattori ambientali, ereditari e storici. Quindi c'è anche un po' di darwinismo sociale. Questa influenza porta a una dimensione del naturalismo, l'altra è quella che prende l'eredità dal realismo, da Balzac, vi ricordate l'analisi precisa di tutte le strati sociali, quindi ad esempio i proletari, i borghesi, gli aristocrati, tutti, la Comédie Humaine, da Flaubert l'impersonalità della narrazione, quindi più una tematica, più una, un espediente retorico più che una tematica. Ci siamo? Tutto chiaro fin qui? Come fa Zola a mettere in pratica questa proposizione, questo desiderio di descrivere tutta la società? Utilizza, riprende il modello del darwinismo sociale di Taine per creare un grande ciclo, come Balzac aveva fatto la Comédie Humaine, come Hugo aveva fatto Les Misérables. Adesso anche Zola vuole fare un grande ciclo di romanzi, tutti incentrati intorno però ad un'unica famiglia, i Rougon-Macquart, il ciclo dei Rougon-Macquart.
È una famiglia che vive una degradazione, una ripresa, un'ascesa sociale, poi di nuovo una decadenza attraverso varie generazioni. Quindi descrive le varie classi sociali, sempre però partendo da questa famiglia, per mettere in evidenza come l'ambiente, la genetica, l'ereditarietà abbiano influito sullo sviluppo delle vicende di questa famiglia. Non andiamo ad approfondirlo troppo, però vi faccio presente come questo metodo di descrivere la realtà attraverso l'evoluzione delle vicende di una famiglia tornerà anche in verga. Magari qualcuno conosce il suo romanzo più celebre, I Malavoglia. I Malavoglia raccontano le vicende di tre generazioni di questa famiglia: Padron Toni, che è il nonno, Bastianazzo, che è il figlio, Ntoni, Luca, Lamena e tutti gli altri che sono i nipoti. Quindi vedete che anche qua stiamo mettendo le basi per capire la letteratura italiana. Abbiamo detto, la scapigliatura italiana anticipa tante tematiche, ma tutta la letteratura italiana della seconda metà dell'Ottocento, vedremo, sarà verismo e decadentismo, a parte Carducci che è un caso un po' isolato, deriva in ultima istanza molte tematiche, molti argomenti, molti stilemi dalla letteratura francese, che nell'Ottocento è veramente la letteratura per eccellenza in Europa. La letteratura francese dell'Ottocento è la più importante. Tutto chiaro? La settimana prossima, ricordatemi per piacere, leggiamo insieme, se riusciamo, un pezzettino di un romanzo di Zola che si chiama L'Assommoir, il mattatoio, e vediamo ad esempio come viene denunciato e descritto il problema dell'alcol. Oggi vediamo soltanto tre frasi dalla prefazione del romanzo sperimentale, che non so dove avete, ma è nella parte su Zola. Ce l'avete? Non avete la prefazione del romanzo sperimentale subito prima? Perfetto, allora magari vi mando la scansione su Classroom, ma sono solo 20 righe, vi chiedo per la settimana prossima di leggerlo. Va bene? Non neanche 20 righe, 15. Ci mettete 10 minuti, però cercate di capire come nella prefazione Zola spiega quali siano gli intenti della sua letteratura.